Ciao a tutti, sono Marco Melluso di Malacopia.it. Ormai mi riconoscete sia per il mio saluto caratteristico, ma anche per la mia tazzina da Fred Flintstone nella quale bevo il caffè e forse anche per le mie eccentriche decorazioni. È arrivata la stagione dei fiori e con la stagione dei fiori è arrivata anche la stagione delle fragole. Buona! E a proposito di fragole, pochi giorni fa... Scusate, finisco di mangiarmi la mia bella fragolona. Qualche giorno fa è uscito un bellissimo singolo e di un cantautore napoletano, autore, compositore, che porta il nome di Mariano Soriente. Mariano ha accettato di fare due chiacchiere con il sottoscritto e di parlare a tutti voi di Malacopia della sua arte e del suo ultimo singolo, La stagione delle fragole. Dunque, tra una tazzulella e caffè e una sigaretta, Mariano si racconta nell'intervista che sta per partire. Mariano, ciao e grazie. Oh Marco, cosa vuol dire essere cantautori oggi? Che cosa tu intendi per essere un cantautore, quale peraltro tu sei? Non è facile. Qualche giorno fa ascoltavo un'intervista dove si diceva cantautori italiani, le belle parole non esistono più. Non credo. Diciamo che è cambiato il linguaggio. Oggi, guardandomi intorno, ascoltando anche qualche collega, avverto questa voglia di voler arrivare necessariamente al pubblico in maniera veloce, quindi si usa un linguaggio più immediato, a volte anche brusco. Io personalmente preferisco usare un linguaggio più morbido, semplice, per arrivare poi a scolpire nei cuori delle persone. Me ne infischio, insomma, delle mode e continuo a scrivere quello che mi viene senza pensare a come arrivare alle persone. Dunque, tu sei anche autore e come autore hai lavorato per esempio per Victoria Hyde, Reduce da X Factor, e per Manuela De Sì. In un mondo in cui dominano la scena televisiva, reality e talent show, X Factor, Amici di Maria De Filippi, The Voice, eccetera, ecco, qual è il rapporto che c'è secondo te tra la musica e la televisione? Allora, rido perché sapevo che mi avessi fatto questa domanda. Prendo un po' di caffè così mi metto comodo. Allora, quando penso ai reality e alla televisione, al talent show, mi viene un po' di tristezza perché non mi piace il messaggio che arriva alle nuove generazioni. Sembra che il reality si sia sostituito alla gavetta. Quando penso alla parola talent, penso al talent scout, quella persona che veramente scopriva il talento nei locali, nei posti comuni, nei pub dove si faceva musica e individuava questo prodotto grezzo, l'artista così grezzo, e poi insieme si faceva un percorso per poi arrivare al pubblico attraverso le radio, attraverso la televisione. E quello era un modo sano, e un artista si faceva le ossa, arrivava maturo poi pronto per il pubblico. Oggi questa cosa non la vedo e sinceramente mi mette tristezza. Io spero che questi talent passino di moda e si ritorni un pochettino a farsi il culo. Passo ora ad una domanda non molto gradita a molti che fanno il tuo lavoro, e cioè una domanda che riguarda le etichette musicali. Etichette musicali che, come sappiamo, per tanta parte della storia della musica leggera italiana, almeno dal dopoguerra fino a oggi, hanno creato un vero e proprio impero, ma anche una sorta di monopolio, in combutta poi con le radio, ce ne sarebbe tanto da parlare. Ecco, in passato anche tu hai fatto lavori sotto etichetta, mentre oggi il tuo ultimo singolo è autoprodotto. Fare musica sotto etichetta oggi secondo te è ancora un vantaggio o è meglio l'autoproduzione?
Essere sotto etichetta ha dei vantaggi, ma anche tanti, tantissimi limiti, più che limiti, vincoli. Io ricordo, ho avuto più di un contratto discografico, ero sotto etichetta e ricordo che sono rimasto fermo tantissimi anni, perché poi sei vincolato, non puoi fare altro. E allora o succede qualcosa di grosso, o non succede niente, rimani anni a guardare il soffitto, a fissare il soffitto. Quindi a questo punto preferisci di essere libero da vincoli discografici e scegli la strada dell'autoproduzione. Dunque, l'autoproduzione è una realtà sicuramente della cultura oggi, non è una cosa che riguarda esclusivamente il campo musicale, ma anche l'editoria, ma anche il cinema ricorrono spesso alle produzioni cosiddette dal basso, che sono forme di produzione, il cosiddetto crowdfunding, nel quale viene chiesto direttamente all'utente, al possibile spettatore, consumatore del prodotto artistico, culturale, di contribuire a priori alla sua produzione. Secondo te l'autoproduzione e il crowdfunding, le produzioni dal basso, sono un'occasione? Che cosa ne può venire fuori di buono? Sempre col sorriso rispondo anche a quest'altra domanda, perché sennò veramente mi verrebbe da piangere. Allora, c'è questa dichiarazione di Sergio Caputo, la lobby delle radio, la cosiddetta lobby delle radio, che decide chi nella musica debba esistere e chi no. E lo sanno tutti e nessuno lo dice, c'è una lobby di radio che si sono unite per dominare la musica, la discografia, l'edizione, inzuppare il biscotto nei live e guadagnare percentuali di vario tipo dagli artisti che mettono in onda. Tutto questo che c'entra con me? Niente. Solo per dire che a un certo punto, un artista emergente decide di autoprodursi. È l'unica strada per poter essere minimamente gratificato. A un certo punto, un artista che è abbastanza seguito sul web decide di pubblicare, di fare tutto da solo, di caricare un suo pezzo su iTunes e vendere. Bastano un migliaio di copie, 1.000, per continuare a fare questo lavoro e Porti via con molta quello che semplicità e umiltà tutto continuare a quello che fare c'è il cantautore, stato tra di nella noi speranza che lontano un secolo, una canzone che da un domani, un po' altro non sento giorno, più il si so che tu vedrà. Non non sei faccio più la rispondere a sta domanda. stagione delle fragole. La stagione delle fragole, dunque. Non possiamo non chiederti quale rapporto, se c'è, tra il tuo singolo La stagione delle fragole e il bellissimo film di Ingmar Bergman del 1957, Il posto delle fragole. Cosa hanno in comune, a parte le fragole, fragole che sono comunque simbolo di rinascita, di primavera, il tempo e il cambiamento che opera in noi. E in quel film ricordo che veniva fuori la paura della morte, del tempo in questo senso. Nella stagione delle fragole, no, nella stagione delle fragole c'è tanta speranza, perché c'è la rinascita, finisce un amore, ma grazie al cielo non finisce la vita, ma inizia una nuova stagione delle fragole, vanno via le lacrime. Allora, grazie a Malacopia e a Marco per questa intervista simpatica. E mi raccomando, acquistate il singolo su tutti i negozi online. Non fate i pirati, compratelo al costo di un caffè. Offridemi sto caffè a Cattadaville. Grazie e mi raccomando, ricordatevi di
volervi bene e di sorridere sempre. Ringraziamo allora Mariano Sorriente per l'intervista. Mi raccomando, ascoltate il suo bellissimo singolo La stagione delle fragole e lasciateci i vostri commenti qui sotto il presente video. Ciao Mariano, ciao a tutti gli ascoltatori, lettori, guardatori, guardoni di malacopia.it. Ciao.